Spiego che cos'è Scintilla, tanto per cominciare. Scintilla è un luogo fisico del Nord Milano dove è nato il Comitato Lavoratori Precoci Lavoro Giovani. Il Comitato Lavoratori Precoci Lavoro Giovani si caratterizza e si è caratterizzato con il lavoro giovani anche perché nella contestazione alla riforma pensionistica della Fornero. Noi abbiamo individuato, tanto per cominciare, un'ingiustizia di fondo, no? Nel senso che i diritti acquisiti valgono per i cavalieri, per i senatori, ma per la gente normale no, evidentemente. Non solo non valgono, ma vengono peggiorati ancora di più le condizioni, da quelle condizioni precedenti. Quindi la riforma delle pensioni che manda più tardi in pensione la gente fa entrare più tardi i giovani. I giovani che oggi si trovano, non solo loro, ma anche quelli che sono ancora in ballo nonostante l'età contributiva, diciamo, a coprire la quota 100 che non ci arriveranno mai. Se diamo retta agli slogan che cominciano a mettere lì in radio, no? Si comincia a invecchiare a 75 anni, questo è il programma che hanno davanti i giovani, no? 75 anni cosa vuol dire? Ora ho visto Mick Jagger che ha la figlia di 4 anni, che ha 75 anni, però se guardiamo Mario Monti la differenza è un po' triste, mettiamola così. Ridendo su questa roba qua, le pensioni. La Fornero non è solo la penultima, visto che adesso c'è la questione della 400, ma la riforma Dini e Amato, che da dove sono iniziate le questioni di attacco vero al sistema previdenziale pubblico, che vorrei ricordare comunque che l'INPS è la cassa dei lavoratori, l'unica cassa piena in questo paese, mettiamolo così, di denaro fresco, perché tutti i mesi viene riempita dai lavoratori. Io aggiungo anche privati, perché questa è la verità. I lavoratori pubblici sono solo una partita di giro che lo Stato mette dentro anche dopo qualche tempo. Quindi i lavoratori privati sono quelli che producono la ricchezza. Poi sarebbe interessante anche andare a sviluppare il PIL, che cos'è? Parla il PIL, che cos'è? 1900 miliardi di produzione economica da un dato 31.000 euro di reddito per capita, vuol dire che dai neonati ai 150enni dovrebbero avere in teoria 31.000 euro, 900 euro oggi qualcosa all'anno in saccoccia. Così non è. Ma la riforma delle pensioni è stata giustificata col fatto della spesa pubblica, che però rimane il fatto che non è una spesa pubblica, perché è un fondo privato dei lavoratori, non è una roba, non è la cassa di tutti, la cassa dei lavoratori, che però viene sistematizzata e viene anche lì viene drenato del denaro attraverso il fatto che l'INPS ha sempre pagato e continua a pagare tutta una serie di ammortizzatori sociali che in realtà dovrebbero essere pagati dalla fiscalità generale e non dall'INPS, e questo è un punto. Una legge disattesa che è dall'89 che c'è di questa legge qua e non è mai stata fare apposta, sono scemi, quando dicono sei scemo fai apposta, invece sono tutte e due, invece sono tutte e due, il risultato non cambia.
di Scintilla abbiamo iniziato a metterci insieme su questa cosa qua. Lo smantellamento del sistema previdenziale. Da quando è nato, come parlavamo di PIL, anche questa roba qua è importante secondo noi. Questo fa parte del percorso che attraverso tutta una serie di iniziative, di strumenti di lettura, di scuola che ci siamo fatti alla fine. Parliamo di PIL, c'è la produzione economica e c'è qualcosa che droga il PIL. E questo l'abbiamo scoperto anche questo in Scintilla. Cioè in Scintilla è nato un comitato contro non era contro la speculazione, era per il parco, il gasometro della Bovisa, è un'area contaminata. La goccia. Una grande area libera praticamente, ma inquinata. Il signor Monti, il dottor, che non si chiamava come me, ma io non c'entro proprio niente con questo, ha nominato consigliere di interesse nazionale. Con questa nomina qui, a parte mettere lì dei soldi dello Stato, no? Per risanare, per bonificare l'area, poi diventerà una truffa anche questa qui che arriviamo a spiegare, no? Ma il sito di interesse nazionale, il SIT cosiddetto, non ha riguardato solo la parte inquinata, ma tutta una serie di aree dismesse intorno, che poi si va a vedere e di chi sono queste cazzo di aree, no? L'Esselunga? Cosa sto dicendo? È come l'Expo, no? Come si droga l'economia e poi i lavoratori devono riempire questi buchi creati, no? Come? Il terreno agricolo a Milano va a 10 euro al metro quadrato, no? Cambiando la destinazione d'uso di quell'area lì, parliamo di 1 milione di metri quadrati, per capirci, va a 160 euro al metro quadrato, vuol dire 1500%. E chi fa queste operazioni? O le banche o i mafiosi, perché i lavoratori sicuramente non possono fare questa roba qua. Quindi, se un paese, l'Italia, costruisce la propria economia su questa differenza che non sta né in cielo né in terra, no? È già un cadavere questo paese qua. Quindi, questo fa parte di come siamo nati noi. Un'altra roba che abbiamo scoperto, e che noi ci scoperto, che abbiamo affrontato, ci siamo trovati dentro al referendum il 4 dicembre sulla la devastazione della Costituzione, col combinato disposto e la legge truffa. Sarebbe interessante fare un po' di storia, perché che la destra sia naturalmente per la riscrittura e la devastazione di questa roba qua è normale, ma che un'organizzazione politica, PD per esempio, no? Si dice di sinistra, questa roba qua secondo noi va smantellata, l'idea che sia ancora di sinistra, perché chi ha attaccato frontalmente assassinamente la conquista dei lavoratori sono proprio loro, quindi la natura è di estrema destra, nemmeno di destra moderata, e sono proprio quelli che hanno colpito fino in fondo. Perché abbiamo ritenuto la Costituzione importante? Perché la Costituzione, fino a prova contraria, qualcuno ci sta dando delle idee che la Costituzione c'è ma alla fine non vale niente, invece no, la Costituzione è quella che sta sopra a tutti, al Parlamento, al Governo e anche alla magistratura. Ma sì, la Costituzione non è socialista, non è comunista, non è sta palla di zuppa, dico io,
perché la storia della Costituzione è importante, perché va capita, va ricordato che cosa c'era prima di questa Costituzione, a parte il fascismo, che non è solo la camicia nera, che tra l'altro viene messa al bando nella parte transitoria alla fine. Ma prima del fascismo, il Parlamento, cioè il ruolo dove vengono fatte le leggi, e questo qui è il problema che dobbiamo porci tutti, no, tutti noi, che è lì che i lavoratori non hanno rappresentanza. È lì, questo è il problema vero che abbiamo. Possiamo fare tutti gli sportelli importanti, importantissimi, ma se non ci poniamo come problema il fatto che non abbiamo. Abbiamo una rappresentanza, le istanze noi possiamo fare tutti i libri che vogliamo, ma c'è un problema politico, ce l'abbiamo questo problema politico, collettivamente ovviamente. Dicevo, la Costituzione, prima di questa Costituzione, il Parlamento, il Senato era nominato da re, quindi conti, baroni, la Camera invece si votava per censo, quindi chi aveva i soldi e pagava le tasse votava, chi non aveva i braccianti non votavano. E lì i proletari, tra virgolette, non avevano una rappresentanza. La contraddizione tra il capitalismo e la stazzuppa è proprio una condanna oggettiva, e quella che stanno riproponendo oggi poi. Quindi i lavoratori che non hanno rappresentanza in Parlamento, le leggi speciali che prevengono che si occupi, però vabbè. Io vorrei ricordare, vabbè, la Costituzione, l'attacco era sulla seconda parte, invece no, la Costituzione è organica, c'è la parte dei principi ma c'è anche l'applicazione, va tutto insieme, questo è il carattere sociale della Costituzione, il fatto che riconosce il conflitto che c'è tra capitale e lavoro. Però è basato sul lavoro. C'è un primario. Anche l'industria privata è chiamata a rispondere socialmente del lavoro, anche economico. Qua farsi cazzi suoi, no? Per questo è importante anche la battaglia sulla Costituzione. E la sinistra dov'è? La sinistra di cui abbiamo bisogno, e sono queste le cose che abbiamo bisogno. E questo è il problema che dobbiamo porci, darci questo obiettivo. Quindi riprendere in mano la Costituzione, non quella modificata. 4 dicembre però, ricordo. Infatti, il 4 dicembre c'è stato un referendum, nella stragrande maggioranza, che diversamente dalle altre elezioni è andata abbastanza gente a votare, ha detto no, nessuno ha raccolto quella roba lì. Anzi, Casa Pound ha raccolto questa roba qua. È un paradosso. Problemi loro. No, problemi nostri, no, problemi loro. Perché le risposte gliele danno da destra, le risposte gliele danno, no? Quindi il problema è l'immigrato, che in realtà, anche qui sulle pensioni, l'immigrato, lo stronzo di Salvini, che Negretti qua, Negretti là, ma saranno quelli che pagheranno le pensioni ai giovani, no? Questa roba qui non la dice il ragazzino o il ragazzone, no? Quindi la Costituzione, secondo noi, è la battaglia regina. L'intransigente va presa in mano, e intransigente darsi gli strumenti per applicarla intransigentemente. Noi siamo anche quelli che hanno denunciato Napolitano, letteralmente, no? Perché quando firmano il pareggio di bilancio, inseriscono il pareggio di bilancio nella Costituzione, vuol dire cedere la sovranità di questo paese alla BCE, che è un'entità privata, di banchieri privati, no? Quindi diciamo anche che in tempo di guerra delle persone così
sarebbero, sì, sarebbero state fucilate, fucilate, fucilate per altro tradimento. Infatti. Io chiudo adesso, chiudo con una roba sola. E c'è un'altra roba che adesso la spiegherà lei bene. No? Che la Costituzione, nonostante tutto, ce li ha gli anticorpi dentro, ce li ha. Basta seguire. Basta seguire. Una sinistra che dice no, la, sì, ma cos'è che sia la Costituzione? No, intanto viene disapplicata, intanto viene smontata sistematicamente. Anche quelli nuovi, che nuovi, parlo di, della Lega, per dire nuova, ma e 5 Stelle, no? I pezzi di riforma della destra, che io parlo del programma della P2, no? Per esempio, il ministro della giustizia, adesso c'è, l'hanno messo dentro ancora, la separazione delle carriere, la separazione delle carriere dei magistrati, questo che cosa vuol dire? Tanto che se i giovani magistrati, quelli che verranno fuori adesso, saranno tutti figli solo del pensiero unico, del modello liberista, punto capo, no? Ma la separazione delle carriere vuol dire, ancora una volta, mettere comunque la magistratura sotto il potere politico, che ricordiamoci, non ha rappresentanza dei lavoratori, nessuno, sono tutti avvocati, commerciali, artisti, notai, infatti le scrivono per loro le leggi, anche uno che vuole impugnare qualcosa, cosa fa? Devo rappresentare. Non può perché non ha avvocati, non ha strumenti, niente, chiudo con il Giubacco, è stato dichiarato anticostituzionale, anche qui nessuno della sinistra ha preso in mano questa roba qua. Questa qui è una roba importantissima, no? Che mette in discussione anche tutto il sistema di subappalti, tra l'altro io sono uno che non ha, uno dei tanti, mettiamola così, che è subappaltato a 53 anni da una cooperativa. Io ho 36 anni di contributi, non posso andare in pensione, non ci andrò, ma subappaltato, vengono riconosciute 60 ore al mese per 6,50 euro, il resto è nero, non è nero perché mi fa l'assegno, però è così. Quindi quando la sanità sui posti di lavoro, ma uno che è in queste condizioni qui, o è pazzo come me, ma se c'è la famiglia da cosa fa? S'adegua. Quindi ci sono le risposte della Corte Costituzionale che devono essere prese in mano e devono essere brandite in faccia a tutti.